Spesso le persone mi chiedono quali atteggiamenti bisogna utilizzare o non utilizzare se si soffre di ansia. In questo breve video voglio illustrarti quali sono le tre cose da non fare se si soffre di ansia. La prima cosa da non fare è quella di evitare. Molto spesso le persone scoprono che la strategia più utile ed efficace al momento, nel momento in cui si prova ansia, è quella di evitare la situazione critica. Questo atteggiamento sicuramente dà dei benefici a breve termine perché l'ansia diminuisce, ma col tempo scopriremo di cominciare ad evitare sempre più situazioni. Si può cominciare con l'evitare il centro commerciale il sabato pomeriggio e si scopre che con il tempo non riusciamo più ad andare al piccolo negozietto sotto casa. Evitando le situazioni critiche non facciamo altro che aumentare la paura nei loro confronti. In aggiunta, l'evitamento non fa altro che amplificare la nostra paura, portandoci ad evitare sempre più situazioni. La seconda cosa da non fare se si soffre di ansia è quella di chiedere rassicurazioni. Capisco che quando si soffre d'ansia la vicinanza, il sostegno e la rassicurazione da parte di una persona a noi vicina può esserci d'aiuto, ma ciò non fa altro che diminuire la nostra autostima e il nostro senso di efficacia. Con il tempo scopriremo di non essere più in grado autonomamente di gestire le situazioni, ma abbiamo sempre più bisogno di qualcuno che ci sostenga e ci rassicuri. Se all'inizio abbiamo bisogno di una piccola rassicurazione, con il tempo scopriremo che abbiamo sempre più bisogno di ulteriori rassicurazioni. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci accompagni fuori se dobbiamo uscire, o abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia il giusto consiglio e la parola giusta per superare l'ansia. Ciò, come puoi immaginare, diminuisce la nostra autostima e senso di autoefficacia, portandoci ad avere sempre più bisogno degli altri. La terza cosa da non fare se si soffre di ansia è quello di catastrofizzare le sensazioni fisiologiche. Molto spesso le persone che soffrono di ansia tendono subito ad etichettare le sensazioni fisiologiche come ansia. Una piccola sudorazione, un po' di tensione muscolare o un piccolo batticuore subito vengono interpretate in maniera catastrofica e come sintomo che si sta per avere una crisi d'ansia. Ciò non fa altro che portare la persona ad entrare nel circolo vizioso dell'ansia che può sfociare a volte in un vero e proprio panico. Quindi la cosa più importante è imparare a leggere le reazioni fisiologiche per quello che sono e cercare anche di trovare delle spiegazioni alternative a queste sensazioni. Se hai domande, se hai altre curiosità, puoi tranquillamente scriverle nei commenti e cercherò di risponderti. Prima di lasciarti, voglio ricordarti le tre cose da non fare se si soffre d'ansia. Evitare, chiedere rassicurazioni ed interpretare in maniera catastrofica le sensazioni fisiologiche.